Rientrato giovedì sera a casa con la febbre dopo aver trascorso 3 giorni a Codogno per lavoro, il 49enne di Veneri, frazione di Pescia in provincia di Pistoia, ricoverato da ieri sera nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Il sindaco di Pescia, Oreste Ciurlani, sta predisponendo un'ordinanza per vietare eventi pubblici, ma insieme ai suoi colleghi della Val di Nievole sta vagliando altri provvedimenti. Sindaco, intanto come sta questa persona malata? No, la persona, da quelle notizie che ho io, sta bene, nel senso è a Pistoia, all'ospedale, nel reparto malattie infettive, sotto controllo e risultato positivo al coronavirus. La persona abita a Veneri, ha 49 anni, ha una famiglia, e lui lavora per una ditta informatica ed era stato nella zona sud di Milano, quella diciamo che poi è stata dichiarata zona rossa. Noi ora siamo in contatto con l'ASL, conferenza dei sindaci, stiamo lavorando per capire come operare sul territorio, in particolare cosa dobbiamo fare. Noi vogliamo dare un messaggio che tutti devono mantenere la calma, con l'ASL, con la Protezione Civile, col Comune siamo in un meccanismo di verifica e controllo e soprattutto stiamo decidendo cosa fare sulle scuole. Noi abbiamo le scuole chiuse a Pescia per il patrono fino a domani. Ora con la Regione, con l'ASL e con tutti decideremo, insieme anche ad altri sindaci, se chiuderle, io penso di sì, per qualche giorno in via precauzionale e poi capire anche rispetto alle direttive che ho sentito il Governo emanato, ora sembra che faccia una nuova ordinanza anche per gli enti locali, capire con le Regioni come ci dobbiamo comportare. È un tema questo particolare, riguarda la salute dei cittadini, c'è stato un caso qui a Pescia, quindi noi vogliamo capire come ci si deve comportare, cosa dobbiamo fare e nel frattempo abbiamo attivato il COC, che sarebbe Centro Comunale di Protezione Civile, proprio per dare risposta ai cittadini in caso di bisogno. Io ho fatto un'ordinanza che vieto diciamo, gli eventi pubblici, tutto quello che può essere assemblamenti pubblici, proprio per via precauzionale nei prossimi giorni per capire un attimino come procederanno le cose. Però il messaggio che voglio far passare alla gente è che la situazione è sotto controllo, l'ASL sta facendo le verifiche di chi questa persona ha contattato, chi ha avuto contatto, insomma la situazione è completamente sotto controllo.